Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Intanto dobbiamo dire che sono con Greg, però è indisposto in questo momento, lascio il mistero e quindi non ve lo farò vedere, non ve lo mostrerò. Però a parte le cazzate, stavo cercando un bar tra Pino Torinese e Chieri, perché ho appuntamento con Emma tra tipo 10 minuti, 15 minuti, volevo prendere un caffè. Sono a fine allenamento, ho fatto le mie 3 ore e mezza con i lavori, 3 ore e 20. Lavori veramente intensi oggi, quindi visita veloce da Emma, più che visita chiacchierata, progettiamo un pochino quello che è il futuro. Parliamo di due argomenti interessanti, uno è sicuramente il bicarbonato, l'utilizzo del bicarbonato che andremo a spiegare in questo video con la consulenza di Emma. E secondo argomento... Possiamo far vedere Greg? Ora si può far vedere Greg, attenzione. Era al chest, no scherzo. No, dai. Sto scherzando, no. Grande Greg, allora. Ci siamo e presto, ve lo promettiamo, presto arriveranno anche gli episodi, dai. Di farsi male. Dateci un attimo di tempo. Stiamo organizzando il tutto. Comunque, alla fine, piano di trovare il bar fallito. Siamo finiti al benzinaio Kuwait, ragazzi. Fantastico. Quale miglior posto per rifornirsi? Possiamo anche leggere il giornale, ce lo vengono qua. Esatto. C'è anche tabacchi. Siamo arrivati. Prima volta che vengo qui. Come si chiama? Club. Si chiama Club? Madonna, che si chiama Club. Che esclusivo. È molto esclusivo. Guarda che roba, guarda che entrata. Sembra una discoteca, ragazzi. Qui è dove Emanuele, che forse non è ancora arrivato, praticamente inizierà a lavorare una volta a settimana. Quindi se siete di Torino, Chieri, Pino o comunque zona Torino, vi aspetta qui. Ogni mercoledì lo trovate. Questo fantastico posto che comprende non solo Ema ma anche palestra e via dicendo. Ora vi spieghiamo un po' tutto. No, ma io entro con le scarpe e gli sporco tutto. No, scherzi. Greg, fammi vedere cos'è che c'è qua. Abbiamo l'angolino materiali con i foam roller, le palle mediche, okay. Quello che può servire per fare allenamenti senza macchinari a corpo libero. Poi abbiamo una panchetta, okay. Due rulli, perché uno lo usa Lorenzo Piotti, che è il preparatore che lavora qua per fare i test, far sudare i ragazzi, mentre questo lo usa Davide per fare le biomeccaniche. Poi abbiamo tapirulan e secret interattiva tipo collegare a Strava, molto divertente. Ah, madonna! Questa è molto carina. Ma guardalo là! Eccolo, il nostro uomo. Come andiamo? Bene. Sì, hai visto? Sì, è giusto così, è giusto così. La sono presa. Allora? Ciao. Bene, mi stavo facendo vedere un po' la situazione. Del posto. Esattamente, l'audio non sarà al top, purtroppo non ho avuto spazio in tasca per portarmi i microfoni, però metto un seguito la prossima volta. Esatto. Sì. Eccolo qua il proprietario del quartiere. Ragazzi, siamo arrivati quindi da Emma nel suo nuova location, piccolo mondo qua. Sì. All'interno dello studio, che si chiama Club. Ok, lo trovate a Chieri Corso Torino 78, e Club scritto con la A. Allora Emma, miei follower, ma anche chi ti segue, sì, adesso quindi ti può trovare anche in questa location. Sì, e io sono qui il mercoledì pomeriggio e da un mesetto circa a questa parte, neanche. Ok. Ho iniziato a collaborare con Lorenzo Piotti, tra l'altro, questo va detto, grazie al nostro amico Jacopo Pilli che ci ha fatto un po' da gancio. Questo secondo me è un centro spettacolare dove ci occupiamo principalmente del ciclista, quindi a 360 gradi dalla parte di preparazione, la parte di nutrizione, la parte di biomeccanica, fisioterapia, osteopatia, quindi è veramente un bel lavoro. C'è una palestra interna, c'è lo studio dove facciamo appunto, nel mio caso, la parte nutrizione o i trattamenti osteopatici, e poi sala dedicata alla biomeccanica, quindi secondo me riusciamo veramente a trattare bene l'atleta. Veniamo adesso a un tema caldo che mi hanno chiesto, visto che sono qui ne approfitto, dopo ti chiederò alcune cose riguardanti me, nel senso tutte le richieste al volo, ma invece per il nostro pubblico potrebbe essere interessante capire il bicarbonato di sodio. Sì. E mi hanno chiesto, lascio qua il commento di colui che mi ha chiesto sul canale, ma magari io gli ho già anticipato, sei un attimo informato, anche se sicuramente già avevi una tua idea di questo integratore. Sì. Cosa
cosa ne penso, quando si può usare. Ok, allora, bicarbonato di sodio ha lo scopo di cercare di tamponare l'abbassamento del pH dovuto all'accumulo di acido lattico a livello muscolare, e tipicamente questa condizione la trovi quando fai esercizi con sforzi veramente massimali, quindi il 2 max anaerobico, comunque sì, roba anaerobico, pestata, sì, roba minuto, 2-3 minuti a fortuna. Sì, sì, ma appunto esempi nella mountain bike mi viene in mente l'XC Eliminator. Ok. Cioè, probabilmente l'unico, sì, dove veramente l'acido lattico viene prodotto a un livello tale per cui effettivamente potrebbe diventare limitante. Mentre invece nell'XC è un po' da vedere, perché è vero che quando sali ne produci, però è anche vero che hai tempo in discesa di smaltirlo. O comunque ci sono dei momenti dove, tra virgolette, tiri un pochino di più. Nell'XC Eliminator no, sei veramente a fuoco, quindi lì potrebbe avere senso, perché si è visto che il bicarbonato ha senso in sforzi che vanno 20-30 secondi, forse il minuto, e però c'è da dire che la tolleranza individuale è molto variabile, ne devi prendere a 0,3 mg chilo e quindi ognuno si fa il calcolo sul suo peso. Okay. Il fatto è che gli effetti collaterali, se così possiamo chiamarli, sono di natura gastrointestinale, quindi magari... Come sempre, quasi sempre. Sì, come sempre. Quindi testarlo sempre prima. Bisogna testarlo prima, bisogna bere tanto, quindi si dice che gli effetti un po' fastidiosi possono essere mitigati se ci bevo dietro almeno un litro d'acqua. Okay. Quando prenderlo, conviene prenderlo 1-2 ore prima, io direi magari anche 2. Ah sì, quindi diciamo varie dose della colazione. Sì, praticamente l'idea potrebbe essere colazione, poi mi bevo il mio litrone d'acqua che mi aiuta intanto... Con dentro il bicarbonato? O sì, bicarbonato? Posso scioglierlo dentro il bicarbonato, sì. Sapore... Fa cagare. Ecco, schifo, non immaginavo perché l'ho provato una volta due, ma... Non è il massimo, no. E appunto lì bisogna più che altro vedere i problemi gastrointestinali. Ognuno tollera in modo un pochino diverso. Bisogna quindi capire se poi ne vale la pena. E sicuramente non lo farei per una maratona. E invece differenze, cioè può essere simile alla betalanina, non c'entra niente, lo scopo più o meno è quello? Lo scopo più o meno è quello, lavorano in modo diverso, anche la betalanina ha questo effetto tampone, perché poi una volta assimilata fa questo a livello muscolare. Il bicarbonato invece tende più a farlo a livello, mi viene da dire, sanguigno, no? Una volta assorbito fa questo nel circolo, ha questo effetto qui. Comunque sicuramente un effetto tampone, anche la betalanina comunque tende ad essere più efficace in discipline che sono più brevi. Sì, esatto, infatti, maggiore intensità. Infatti quando l'abbiamo utilizzato, almeno nel mio caso, si trattava di gran fondo. Comunque tipo adesso sono gare corte, ho iniziato di nuovo a fare i miei cicli di betalanina. Sì, si può fare, di sicuro male non ci fa, esatto. Nel senso che male che vada abbiamo un effetto tampone maggiore nei momenti della gara in cui spingiamo veramente. Può essere che in una gran fondo questo capiti molto di più che in una marathon. La betalanina, per contro, problemi gastrointestinali non ce ne dà, perché la assumiamo in cronico per mesi, mentre invece il bicarbonato ci può dare problemi gastrointestinali, perché ne assumiamo una grossa quantità tutta di colpo prima della gara. Come sempre, occhio allo square house. Madonna, sì. Come anche per il fruttosio, cioè ci sono tante mine vaganti in giro. Sì. Cioè, se volete fare integrazione da atleti professionisti, bisogna fare occhio precedente allo square house e al mal di pancia, perché il fruttosio fa quello, i sali minerali fanno quello, il bicarbonato pure. E invece al volo, cosa mi dici di queste? Allora, questa qui è tipo una bomba a mano, no? Tra l'altro sono anche buone. Tu invece potrei mangiarmene 6 pacchi di filo. Tu ci vai in nozze con queste. Allora, qua per rispondere alla domanda, servono o non servono, sono una moda, sono miracolose, possiamo sostituire le maltodestrine con le Haribo, insomma, tutte queste domande, ma semplicemente... Qua avete l'etichetta e leggerla, imparare a leggerla ci aiuta un sacco, no? Come le istruzioni, no? Delle cose. Compri una cosa e non leggi mai, le butti via. Io le butto via le istruzioni, in realtà. Tendenzialmente sì. Bisognerebbe leggere. Tendenzialmente sì. Esatto. Allora, io quindi vado qua dietro e abbiamo tabellina nutrizionale che ci dice che su 100 grammi di prodotto abbiamo 77 grammi di carboidrati, di cui 46 di zucchero, quindi insomma... Tanta roba! È tanta roba, nel senso, sì. Ha più carboidrati della pasta, sì, carboidrati sì, come sì. La pasta, no? E soprattutto occupa pochissimo spazio, che è quello che interessa un po' a noi. E allora, questa confezione per esempio è da 40 grammi, quindi se ti mangi questa confezione ti porti comunque dentro un 35 un 30 grammi di carboidrati, sì, che 30 grammi, non è male. 35.
Se andiamo a vedere anche gli ingredienti che sono scritti qua, adesso si vede poco perché è trasparente. Comunque, vedete che c'è sciroppo di glucosio, zucchero, destrosio che è un sinonimo di glucosio, succo di frutta concentrato. Quindi, tendenzialmente sono zuccheri. Perché prenderle? Potremmo pensare di prenderle, per esempio, quando stiamo facendo il carico dei carboidrati, perché occupano poco spazio, perché sono buone, perché così cambiamo un po'. Quindi qui spieghiamo bene cosa si intende, cioè magari Emma per esempio mi dà la sera prima di una gara lunga, una marathon, magari a pranzo 180 grammi di pasta, la sera anche 200 potrebbe essere, se la gara è veramente impegnativa. Il rischio qual è? Che magari se invece mi dice mangia ancora di più o abbiamo bisogno comunque di più, ancora più carboidrati, più zuccheri, farei fatica probabilmente a digerire poi 250 grammi di pasta o queste cose qui, o comunque anche tra il pranzo e la cena fare merende abbondanti. Se poi arrivo magari a cena di sabato sera che sono mangiato una merenda di nuovo abbondante, non ho tutto, non hai più fame, quindi... qui subentrano queste proprio perché sono piccole, esatto, piccole ma cariche di zuccheri. Hanno il vantaggio è che occupando poco spazio ti permettono magari anche di fare uno spuntino dopo cena, sì, oppure di tirare avanti nel pomeriggio e di mangiartene 100 grammi, sì. È chiaro che questo così ci una ci tengo però a precisarlo, signori. Cioè va bene prima della gara, va bene se per esempio c'è una gara a tappe, sì, potrebbe essere il nostro caso. Che è il secondo obiettivo. Secondo il utilizzo secondo principale secondo utilizzo principale delle Haribo potrebbe essere il recupero post gara, perché avendo principalmente zuccheri e magari ho preso maltodestrina e fruttosio tutta la gara e ne ho le scatole piene di roba dolce in borraccia, magari vado con le Haribo che mi passa prima e cambio un po'. Quindi avendo zuccheri che stimolano proprio la risposta insulinica post gara, recupero e vado alla grande. Nel post gara potrebbe essere interessante, soprattutto se c'è una gara a tappe che hai bisogno di recuperare per il giorno dopo. Però qui ci tengo a precisarlo, mi raccomando, va bene per la gara, va bene per recuperare, però non abusatene, perché comunque sono zuccheri semplici. Sì. Il rischio anche metabolico c'è. Sì, usiamole quando ha senso, quindi per esempio appunto nel dopo gara, se il giorno dopo un'altra gara, quindi una corsa tappa per esempio, oppure un carico di carboidrati importante. Sì, però eviterei sì di mangiarle proprio nel quotidiano a palate. Ok. Nota sulle caramelle, perché abbiamo detto le Haribo, ecco, come qualunque altra caramella. Attenzione. Sì, però guardate gli ingredienti, perché per esempio le Haribo hanno gli zuccheri, ci sono altre caramelle che magari hanno i dolcificanti, tipo non lo so, sorbitolo, maltitolo, e non hanno la stessa finalità in quel caso lì. Sì, perché magari hanno meno calorie o alcuni non ne hanno proprio. Okay. Però la cosa interessante da guardare è che tutti quei dolcificanti che finiscono con olo, prova a indovinare cosa ti fanno, Jacopo. Olo, mi fanno venire lo sforamento. Sì, c'è il rischio che quindi fai la addosso. Tra fruttosio, Haribo e... No, l'Haribo no. E bicarbonato... No, e Haribo, scusami, è caramelle tarocchio, comunque quelle con lungo di zucchero. Esatto, siamo proprio... Siamo sempre al bagno. Siamo sempre al bagno, bisogna fare attenzione. Poi, ripeto, non tutti siamo uguali. Per esempio, che ne so, Jacopo piglia il fruttosio e sta bene, io prendo il fruttosio e mal di pancia. Sì, quindi sì, dipende sempre da persona testare. A persona. Testare, la chiave è testare. Testate tutto. Ok. Aspetta. Mortacci, ma che sei scemo? Ma visto che ha fatto? Fico. E la promo l'abbiamo fatta. Ok, Emma, come sempre è esaustivo, è chiarissimo. Quindi direi che ci hai chiarito un po' di dubbi. Spero che vi sia interessato questo video e gli argomenti che abbiamo toccato. Sono sicuramente temi che molti di voi mi chiedono, sia su Instagram che su YouTube. Se ne avete altri, lasciatemi nei commenti. Vi ricordo che per qualsiasi consulenza, comunque più dettagliato ovviamente, dubbi, domande, eccetera, potete seguire la pagina Instagram di Emma, che dà sempre un sacco di chicche e spesso risponde anche molto a domande. Sì, se mi scrivete su in direct, io cerco di rispondere sempre abbastanza in fretta, quindi liberi di farlo. Esatto, e poi chiaramente se avete bisogno di essere seguiti o comunque volete capire qualcosa in più di tutto questo mondo della nutrizione sportiva, in particolare endurance, ma non solo, anche no, potete appoggiarvi a Emma, trovate tutti i suoi contatti qua sotto. Direi che noi ci vediamo prossimamente, adesso io e lui parliamo di due o tre cosette nostre, sì, e poi niente, lo lascio lavorare. Ciao ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti! A tutti!